Amici, è decisamente troppo, troppo presto. Ma c'è il taxi? Ma dov'è il taxi? L'app mi dice che è arrivato. Ho prenotato il taxi alle 5 e mezza con My Taxi, ma non la vedo. Ok, grazie. Trovato, meno male. Ho l'aereo tra tipo, un'ora. E siamo in taxi con Luigi, che mi sta portando a Linate. Spero di arrivare in tempo, ma sì, sicuramente. Luigi, mi hai appena detto una cosa. Riguardo all'iPhone. Che da quando io ce l'ho, circa 2-3 anni, per me è un gradino sopra gli altri. La sua opinione. Io vi darò la mia tra poco, perché sto volando a Londra a recuperarli. Ciao, grazie Luigi. Ore 5:50 Linate, i disperati dei voli dell'alba. Mi si parla davanti un problema. Buongiorno. Come faccio a passare l'Apple Watch lì sotto? Deve toglierlo. Ah, eccolo qua, vedi la tecnologia? Ma qua però siamo funziona. Indietro noi. Colpa vostra, quindi non è colpa di Apple. No, altri aeroporti, aspetti un secondo, faccio io. Altri aeroporti hanno già anche 16D, sì, grazie. A due piani, rigorosamente rossi, li abbiamo, così come abbiamo una panetteria francese. Sì, colazione qua, ma noi siamo uomini di mondo e andiamo dentro a fare colazione e a parlare di iOS 11 in attesa di iPhone 8. Qualche novità sulla versione iOS 11 già l'avevamo vista dalla cantinetta, ma adesso ho installato la versione definitiva, ufficiale, si può installare su iPhone dal 5S in su. Prima notifica che balza all'occhio il centro di controllo, swipe in alto e vedete completamente ridisegnato con un 3D touch che viene usato secondo me in maniera più intelligente, si possono tranquillamente settare i controlli premendo e soprattutto si può personalizzare, perché vedete tutte queste icone che mandano a applicazioni, tool, possono essere diciamo personalizzate, come andando semplicemente qua nelle impostazioni, nel centro di controllo, personalizza controlli, qua possiamo aggiungere o togliere quello che più ci aggrada. Tra l'altro una cosa volevo farvi vedere, sempre con il 3D Touch è possibile interagire anche con queste icone e la nuova applicazione Note mi piace tantissimo, non solo perché si può scrivere, ma questo si poteva fare anche prima direttamente sul display, ma andando a schiacciare il pulsantino più possiamo addirittura fare una scansione dei documenti, cosa che prima non si poteva fare. Guardate, inquadro questo biglietto a visita, viene riconosciuto, scatto e automaticamente posso salvare la scansione con già gli angoli più o meno corretti, che poi posso anche andare a modificare leggermente manualmente. E mentre addendo il mio cookie, sì, vabbè, poco francese, vi faccio vedere un'altra novità. Se facciamo uno swipe in basso da qualsiasi schermata, accediamo alle notifiche, swipe a destra per andare ai widget, swipe a sinistra per andare alla fotocamera. Altra particolarità, facendo uno screenshot della pagina, questo viene messo qua in un angolo per poter essere controllato e sempre sullo screenshot possiamo fare tante cose. Oltre a scrivere, se clicchiamo più, possiamo addirittura aggiungere per esempio una firma, la nostra firma che nel mio caso è salvata in cloud. Pensate, se dovete firmare un PDF, qua al volo screenshot, firma e reinviate con questo pulsante, molto comodo. E rimane sempre meno biscotto, altre novità sulle live foto, ma direi che quelle le guardiamo su iPhone 8, visto che voglio provare la nuova fotocamera. Diciamo la verità, un po' ci abbiamo sperato tutti che su iPhone arrivasse un vero e proprio file manager, in realtà non è proprio così. Questa nuova icona, applicazione File, cosa fa? Va a concentrare in un unico posto tutti i nostri documenti sparsi sul telefono o su iCloud Drive o su Drive di Google o su Dropbox. Quindi qua in questa schermata possiamo accedere a tutti i nostri documenti sparsi un po' ovunque. Ovvio che la gestione dei file di iPhone
non cambia. Per la novità sulla tastiera ho preso il 7 Plus non a caso, ma perché viene implementata una funzionalità per migliorare l'uso a una mano. Purtroppo non viene implementato il feed di vibrazione a tastiera, peccato perché il feed della vibrazione di iPhone è fantastico, ma questa funzione qua, guardate, se tengo schiacciato qua, oltre a italiano emoji, si può scegliere di spostare tutta la tastiera o da una parte o dall'altra per andare a utilizzarla con una mano invece che due, che è una cosa diversa rispetto all'uso a una mano con il doppio tap. Altra novità della fotocamera, finalmente la possibilità di leggere i QR code, e venite qua nelle notifiche, esce il link che proprio la fotocamera ha letto. Ovviamente molte di queste funzioni potevano essere effettuate anche prima di iOS 11, ma con applicazioni di terze parti adesso è più integrato il tutto. E grazie a questa funzione potrete sgranocchiare il vostro biscotto davanti alla TV senza più il telecomando, perché per controllare Apple TV basterà questa applicazione. Ovviamente qua in un bar di Londra senza wifi non funziona, ma nel vostro salotto sicuramente sì. Proveremo a Milano. Graficamente lo trovo un po' più pulito, tante applicazioni sono cambiate anche a livello di design, di carattere, per esempio vi faccio vedere qua la calcolatrice, ma probabilmente la rivoluzione più grande a livello di design l'abbiamo nell'App Store. Con la schermata oggi, la prima qua a sinistra, possiamo avere uno sguardo e anche quasi divertente andare a navigare proprio su tutte le applicazioni che l'App Store ci propone. Ma ovviamente le novità non si fermano qua, queste sono le principali. Durante la recensione magari farò vedere anche qualche altra chicca nascosta, ma adesso andiamo a recuperarlo questo iPhone 8 nell'attesa dell'iPhone X. No, quello purtroppo oggi non ce lo fanno vedere. Fantastica questa nuova funzione di iOS 11, basta avvicinare il nuovo iPhone 8 al vecchio iPhone 7, automaticamente viene riconosciuto e si possono passare i dati senza passare né da iTunes né da iCloud. Ed eccoci con il nostro nuovo iPhone 8 Plus in mano, Starbucks ci salva sempre grazie al wifi e al 4G del roaming internazionale ormai gratuito in Europa, siamo riusciti a configurare l'8 Plus. Vi faccio vedere al volo le specifiche tecniche, pesa un pochino di più del 7 Plus, 202 grammi, sempre 5 pollici e mezzo. Le novità quali sono? Beh, prima di tutto il processore, una A11 con Bionic, quindi una GPU dedicata per sostanzialmente la realtà aumentata, poi ve la farò vedere. La fotocamera doppia da 12 megapixel con apertura f.8 e il teleobiettivo f2.8. Qua sono le altre specifiche, importante ricordare che gira video a 4K a 60 frame per secondo, ma soprattutto fa uno slow motion 240 frame per secondo a 1080p, questo proprio grazie al nuovo processore. Vi faccio vedere anche le differenze della scocca rispetto al 7 Plus, eccolo qua, sostanzialmente le dimensioni sono identiche, cambia la back cover, vedete qua è in vetro per consentire la ricarica wireless che è stata implementata, a ricaricarsi ci mette lo stesso tempo del caricabatterie che viene fornito in dotazione, non è una ricarica veloce, mentre con il caricatore del Mac tipo C in mezz'ora carica del 50%. Qua sotto ovviamente la presenza dell'altoparlante che è stereo e viene aumentata la potenza rispetto al 7 che anche lui era stereo del 25%. Impermeabile P67, vi faccio vedere questo lato con la solita levetta per metterlo in silenzioso, i pulsanti per il volume, da questa parte la SIM, l'accensione e lo spegnimento e poi dietro la back cover che sostanzialmente dal punto di vista del design rimane uguale, tranne il vetro che fornisce più grip rispetto all'alluminio del 7 Plus, quindi si tiene un pochino meglio con una mano proprio grazie al grip. Sempre velocissimo il Touch ID, vi faccio vedere le differenze sul display, la risoluzione è la stessa, ma abbiamo la possibilità di attivare il True Tone, ovvero la possibilità di modificare la tonalità del display grazie alla regolazione che avviene mediante il sensore che sente il colore che c'è attorno dominante e regola i colori di conseguenza. Il display è veramente molto molto bello e rimane definito, secondo me un pelo meglio proprio grazie al True Tone rispetto al 7 Plus, ma vi faccio vedere le altre novità relative alla fotocamera. C'è la possibilità di fare le foto in modalità ritratto, quindi con l'effetto bokeh, ma è possibilità anche c'è la possibilità di modificare questo effetto bokeh, ve lo faccio vedere perché prima ho fatto una foto proprio con questo effetto. Andiamo
andiamo qua nel rullino, così vi faccio vedere anche come gira questo telefono, che mi sembra molto veloce. Ok, eccola qua, andiamo su modifica. Guardate cosa succede se io faccio uno swipe verso l'alto. Posso andare a vedere come cambia la luce utilizzando una sorta di filtro studio fotografico, cambiare anche con questa, con quest'altro filtro luce di contorno, ma la cosa bella è questa luce scenografica, che praticamente prende le informazioni sulla profondità dei pixel grazie alla seconda camera e ci consente praticamente di mascherare completamente il fondo o a colori, oppure la possiamo fare anche in bianco e nero con begli effetti. Tra l'altro alla presentazione di Apple ci hanno fatto anche vedere come con applicazioni di terze parti si riesca anche a modificare lo sfondo. Una cosa da precisare è che quando condividiamo questa fotografia con i nostri apparati iOS o anche Mac, le informazioni sulla profondità rimangono, mentre se le condividiamo per esempio per email, le informazioni per la privacy vanno a perdersi. Ho fatto anche un video stabilizzato otticamente, video che mi sembrano veramente molto molto buoni in 4K, guardate, a 60 frame per secondo. Cosa cambia rispetto al 4K 30 frame per secondo? Ma sostanzialmente la fluidità, e col 4K possiamo anche andare a zoomare, guardate l'immagine mentre sta andando, senza nessun tipo di problema sgranatura sull'immagine. Un'altra novità sulle live foto è la possibilità di modificarle, questo anche su 7 Plus, quindi hai iOS 11 che permette questo. Facciamo uno swipe in alto, abbiamo tre effetti: loop, ovvero la foto live continua a girare, rimbalzo, una sorta di effetto boomerang di Instagram, e c'è anche la possibilità di esposizione lunga per fare un effetto diciamo sfocato sulla fotografia, molto particolare. No, non mi sono dimenticato di farvi vedere la realtà aumentata. Questo iPhone, grazie alla sensoristica, ma che non è aumentata rispetto all'iPhone normale, però fa tutto con le fotocamere e con il giroscopio integrato, non è come altri telefoni che hanno bisogno di sensori aggiuntivi, vedete, permette di fare questo. Ovviamente questo è un esempio di un gioco. Io ho aggiunto una tigre a questo tavolo, posso ingrandirla, rimpicciolirla, ma la tigre è proprio come se fosse qua sul tavolo. Vedete, se mi avvicino la vedo ingrandita, se mi allontano la vedo rimpicciolita, e tra l'altro anche l'audio si comporta di conseguenza, quindi aumentando o diminuendo nel caso io mi avvicino o mi allontano, con una fluidità e velocità veramente veramente ottime. Insomma, un iPhone 8 Plus che è sicuramente un buon upgrade del 7 Plus, sicuramente più veloce, più rapido. Mi sono piaciute tanto le funzionalità nuove della fotocamera, che cambia totalmente rispetto al 7 Plus. Non costa poco, da 949 euro, disponibile dal 22 settembre in tre colorazioni, e se devo dire la mia, quella che mi piace meno è questa, e quella che mi piace di più è probabilmente quella nera, molto bella, con in mezzo la silver, che ha quell'effetto grigio azzurro molto molto cool. In attesa di iPhone X, che sarà un po' più rivoluzionario, vi dico anche che porto a casa il nuovo Apple Watch 3. Ciao, ci vediamo alla recensione completa.